Una donna al vertice di Confesercenti Pescara, neopresidente Marina Dolci, una vita nel commercio. Sì, una vita nel commercio, sono contenta di aver avuto questa nomina. E sono tanti anni di lavoro anche nelle associazioni, io sono sempre stata all'interno sia di Confesercenti ma anche delle associazioni al femminile, quindi ci tengo, veramente è stata una bella cosa poter portare questa nomina in alto, sono contenta. Una nomina di prestigio ma anche un compito gravoso in questo momento storico per il commercio. È un compito gravoso ma che mi spinge e mi sprona, non solo per il commercio ma proprio per tutte le nostre attività produttive. Confesercenti spazia su tanti campi e il mio primo impegno sarà proprio contattare i vari presidenti, faremo una bella presidenza pronta a muoversi, ad essere sempre pronta con nuovi progetti. Quali sono le priorità secondo lei per far ripartire a 360 gradi il commercio a Pescara? Sicuramente sarà importante riunire e spronare tutti noi, tutti i vari esercenti, nuovi progetti, essere sempre pronti con il web, e poi seguire anche la nostra città, perché noi dobbiamo amare le nostre città e la nostra provincia e quindi collaborare con le amministrazioni. Un discorso a parte poi merita il centro commerciale naturale di Pescara, che è il fulcro proprio delle attività della città. Sì. È importante, bisogna valorizzarlo e lì dobbiamo essere uniti anche a parte il segno politico delle associazioni. E tutti uniti anche con il food, con degli eventi, con le attività commerciali, insomma le nostre città saranno belle e accoglienti pensando anche a Natale che sta per arrivare.